oggi, vediamo un attimo a cosa ci serve quella proprietà di continuità di R. Servirà una cosa molto importante, tra l'altro, e poi, diciamo, una volta sviluppato questo argomento, probabilmente sempre in giornata passeremo ai numeri complessi, ai numeri, numeri complessi. Allora, prendiamo R e prendiamo un sottoinsieme di R. Cominciamo a dare una definizione. Definizione, e si dice limitato superiormente se e solo se per definizione esiste n appartenente a R tale che x è minore o uguale di n per ogni x appartenente a R. Quindi vediamo un po'. Ovviamente E si dice limitato inferiormente se solo se per definizione esiste n appartenente a R tale che x è maggiore o uguale a n. M non deve essere per forza lo stesso, no? Chiamiamolo M. Un insieme che sia contemporaneamente limitato superiormente e inferiormente si dice limitato. Ma vediamo degli esempi. Così facciamo, ripassiamo anche qualcosa sulla terminologia degli insiemi, dei sottoinsiemi di R. Prendiamo intervallo 0,3. Se io scrivo così, che cosa capito? Che punti sono? Allora sono questo qui per definizione, sono, penso l'abbiate visto nei precorsi, l'insieme degli x appartenenti a R tali che x è maggiore di 0 è minore di 0. Quindi questo è limitato superiormente. E inferiormente? Al contrario, le parentesi. No, no, è limitato pure inferiormente. Io non ho scritto da nessuna parte che il punto debba stare in I. Ho scritto soltanto che esiste un punto in R che è minore effettivamente di X. Quindi questo insieme è limitato superiormente ed è anche limitato inferiormente. Limitato significa contenuto in un intervallo chiuso. Diciamo, se io riesco a mettere dentro un intervallo chiuso, allora è limitato. No, io non ho ancora parlato di nulla al di fuori di quello che sta scritto. Facciamo un altro esempio. Prendiamo, quindi questo qui è limitato. Ed è limitato sia se diciamo ci mettiamo l'estremo di sinistra, se non ce lo mettiamo, ci mettiamo l'estremo di destra, non è importante. Prendiamo un altro caso. Prendiamo E uguale N. E ricordo che per noi sono, li scrivo così con una finta enumerazione perché in realtà diciamo solo per ricordare che per noi partono da 1, ma in questo, per questa cosa non è importante. Questo insieme cos'è?
Ma questo insieme è solo limitato, è limitato solo dalla parte di sotto, cioè è limitato inferiormente. Ma non è limitato superiormente. Allora, che esista un diciamo un m appartenente a R che è tale che valga questo, basta prendere m uguale a 1 oppure m uguale a 0 oppure m uguale a meno 3. In realtà, quando noi scriviamo esiste, non è detto che questi valori siano unici, perché se va bene un certo m, ovviamente va bene anche un m più grande. Ok? Non è limitato superiormente. Qualunque sia un numero reale che io possa prendere, radice di, per esempio radice di 2, c'è un numero naturale più grande di 2. 2. Posso prendere m uguale 3 miliardi 727 milioni, virgola, eccetera, eccetera. Basta prendere n uguale 4 miliardi ed è più grande di 2. Qualunque m possiate immaginare, allora, dato m appartenente a R, la parte intera di m più 1 è maggiore di m. La parte intera si intende il più grande intero minore uguale di m, e si indica con questo simbolo qua. A volte lo trovate anche con due parentesi quadre attorno al numero m, però è più preciso indicarlo con... La parte intera di 3,5 quanto fa? 3. La parte intera di 4,7? 5. No, 4. Io ho detto che devi approssimare. Ho detto il più grande intero più piccolo del numero, minore o uguale del numero dato. La parte intera di meno 2,5 quanto fa? Meno 3. Perché meno 2 è più grande. La parte intera di 2,9 periodico, quanto fa? 3. Perché 2,9 periodico è 3. Ok. Abbiamo capito la parte intera. Quindi qualunque numero io prenda, esiste, questo è un numero naturale, diciamo R non negativo, diciamo R positivo. Tanto, se voglio che sia... più grande il numero naturale deve essere sicuramente positivo. E quindi, però se prendo un numero reale positivo, prendo la parte intera, ci aggiungo 1, sicuramente ottengo un numero più grande di n. Quindi non è vero che è più grande di tutti i numeri naturali. Quindi quell'insieme non è limitato superiormente, viceversa è limitato dal basso. Per limitarlo dal basso basta prendere 1, 0 o un altro elemento che diciamo sia più piccolo di tutti i numeri naturali. Vabbè, quindi fino a qui ci siamo. Adesso, siamo pronti per dare... se è l'insieme vuoto, è limitato o no? L'insieme vuoto, è limitato o no? No. Io sì, no, non significa nulla. Sì perché e no perché, cioè dovete dare una motivazione. È limitato perché non ci sono nessun elemento. Ecco, è limitato in quanto quella condizione deve essere soddisfatta per tutti gli elementi dell'insieme. Se nell'insieme non ci sono elementi, quella condizione non deve essere soddisfatta. Seppure. Se qua ci fosse la stanza vuota e dicessi tutti quelli che sono, diciamo, tutti gli studenti, perché sennò poi mi devo mettere quelli, che sono in questa stanza, devono subito fare una certa cosa. Nessuno la fa, perché... Chiaro? Quindi, anche l'insieme vuoto è limitato. Adesso diamo la seguente definizione. Appunto abbiamo un sottinsieme E di R. Chiamiamo si dice eh,
M appartenente a R si dice maggiorante di E, lo potevo dire prima, ho dimenticato, se e solo se per definizione M è maggiore o uguale di X per ogni corpo. Quindi nella definizione precedente mi sono dimenticato di dire che M si chiama maggiorante di E. Ok? Maggiore uguale, no? Maggiore uguale. Uguale. C'è anche l'uguale. Vabbè, però ripetita Juvent, quindi non è che non sto facendo nulla di male. M piccolo appartenente a R si dice minorante di E, se e solo se per definizione, la stessa cosa di prima, M piccolo, minore uguale di X, per ogni X. Oh. Allora, vediamo un po'. Riprendiamo i due insiemi di prima. E con uno facciamone 4, 5, uguale 0, 3. E con 2 uguale 0, 1 unito 2, 5. E con 3 uguale n. E con 4 uguale z, e con 5 uguale 0 più infinito. Ecco, questa è la prima volta che lo scrivo, quindi lo dico, ma nei precorsi dovreste averlo visto. Che cosa, che sottinsieme di R è? Tali che? Quindi quando qui a destra ci metto più infinito, metterò sempre la parentesi tonda, perché più infinito non è un elemento dei numeri reali. Posso creare degli insiemi aggiungendo questi elementi, un nuovo insieme, ma è un'altra cosa. Vuol dire semplicemente che dall'alto non ci sta una disuguaglianza. Quindi in questo caso ho quella che in geometria chiamiamo una semiretta. Ok. Allora io voglio, allora, di ciascuno, sto creando un esercizio, di ciascun insieme, quale insieme? E con uno, dai, con uno fine con 5. Dire chi sono i, qua facciamo la tabellina, maggioranti, minoranti i non maggioranti e i non minoranti. Allora, facciamo i vari casi. E con 1. Chi sono i non maggioranti? Quelli che non sono maggioranti. I non minoranti, quelli che non sono minoranti. Ma prendiamo i con 1. Chi sono i maggioranti? 1, 2. E con 1 sono 1, 2. No, da 3 in su. E 3 è compreso, perché vi ricordate che là c'è il maggiore uguale. I minoranti? Da 0 in giù. Da 0 in giù. Scusate. Guardate, qua c'è 0 aperto, significa che mi posso avvicinare a 0 quando mi pare.
L'unico modo di stare sicuro di essere minore di tutti questi elementi è avere 0. 0 va bene, e anche un numero negativo va bene, ma un numero positivo, qualunque esso sia, non va bene. Se per esempio prendo un numero positivo epsilon, in quell'insieme 0,3 ci sta, diciamo, se epsilon è abbastanza piccolo ci sta epsilon mezzi, che non è, che è più piccolo di epsilon. I non maggioranti chi sono? La meno infinita fino a 3. I non maggioranti sono, sono il complementare in aria di questo insieme qua. 3 è maggiorante, bene, non ci sta. Appena scendo sotto a 3 non è più maggiorante e quindi sta nell'insieme dei non maggioranti. Che vuol dire non maggiorante? Maggiorante vuol dire maggiore o uguale di x per ogni x appartenente ad E. Non maggiorante vuol dire che esiste un x appartenente ad E più grande di lui. Avete imparato a negare i quantificatori, no? Quindi se prendo 2,9, in quell'insieme ci sta 3, e 3 più grande di 2,9, quindi 2,9 non è maggiorante. E se prendo un numero più piccolo di 2,9 ha maggiore ragione. I non minoranti? Okay. Mi conveniva invertire la seconda e terza colonna. Ok, allora facciamo i con due. E con due era 0,1 unito 2,5. Maggiorante 5, incluso no? Perché no? Qua c'è maggiore qua. E poi qua l'elemento deve essere di R. Non deve essere per forza di E. Se non stanno insieme non fa niente. I non maggioranti? Da meno infinito? A 5? 5 escluso. Perché sono proprio l'insieme complemento. I minoranti? I non minoranti? E con 3. Maggioranti. E quindi? I non maggioranti? Tutto R. Per utilizzare la, diciamo, la simbologia che abbiamo usato adesso, invece di scrivere tutto R scriviamo meno infinito più V. Però se scriviamo R qua è la stessa cosa. I minoranti? Da meno infinito compreso. Non minoranti. E con 4. Maggioranti. Minoranti. Ok.
5. Allora, minorante, maggiorante. Minorante. Da meno infinito. Incluso e escluso. Non minoranti. Ora, cosa notiamo? Cosa notiamo? Che innanzitutto si tratta sempre o dell'insieme vuoto o di semi. In particolare notiamo, una semiletta ha un estremo al finito, no? Che le semilette dei maggioranti e dei minoranti possiedono sempre l'estremo. Queste semilette poi le chiameremo chiuse. Mentre invece le semilette dei non maggioranti e dei non minoranti non contengono l'estremo. C'è un caso in cui, ecco, diciamo ai consigli, qua insieme vuoto maggioranti chi sono i maggioranti dell'insieme vuoto? No, tutti. E i non maggioranti sono insieme a voi. I minoranti pure sono tutti. E i non minoranti sono insieme a voi. È chiaro? Oh, perché un elemento si dice maggiorante se è maggiore o uguale per ogni x appartenente a e, se in e non ci sta niente, questo è vero. Se è vero, un elemento qualunque è maggiorante, allora sono tutti maggioranti, ma sono tutti anche minoranti, quindi è una situazione un po' strana, ma è così. Si può comparare qualcosa al nulla? Non è, io non sto comparando al nulla, sto dicendo che questa condizione deve essere vera per ogni x appartenente a e. Cioè la devo verificare per tutti gli x, se non ci stanno x in e non devo verificare proprio niente, quindi non faccio la comparazione, non c'è la comparazione, non scatta la... Ok, allora lasciamo questa lavagna, ci può essere utile, cancelliamo la e andiamo a dare la definizione che ci interessa. Ok, allora diciamo, allora, sia e con ordine R, sia M appartenente ad E e M
maggiorante per E. Cioè prendiamo, se esiste, perché non, è, non sempre esisterà, un elemento che sia contemporaneamente nell'insieme e maggiorante dell'insieme. Vediamo se nella situazione precedente ci sono queste. Sì. Per esempio, mi dovete dire l'insieme e il numero. È 1, il valore 3. È un maggiorante dell'insieme, ma è anche un elemento dell'insieme. Poi? E 2, 5, no, perché non sta nell'insieme. Ah, non è insieme. E 5, 0? No. Basta. Solo quella situazione. In tal caso, M si dice il massimo di E. Quindi chi è il massimo di un insieme, se c'è, è un maggiorante che appartiene all'insieme. Ora, io ho sottolineato quel il per dire che questo massimo, se esiste, può non esistere. Gli insiemi E con 2, E con 3, E con 4, E con 5, E con 6 non hanno massimo. L'insieme E con 1 ha massimo che vale 3. Ma se esiste è unico. Osservazione: se il massimo esiste, allora è unico. Dimostrazione: supponiamo che siano due. Supponiamo che esistano M1, M2, entrambi massimi di E. Allora abbiamo M1 minore o uguale di M2 e anche M2 minore o uguale di M1. Questo perché M1 sta in E, M2 è maggiorante. Ma anche perché M2 sta in E, M1 è maggiorante. No, non è assurdo. Questo mi dice che M1 è uguale a M2. Quindi sarebbe assurdo se io avessi supposti in partenza diversi. Allora io ho detto che se sono due, cioè se ce ne stanno due sono uguali, e quindi in realtà è. Ok? Benissimo. Oh! Se lo faccio con i minoranti ottengo quello che chiamerò un minimo, anzi il minimo. Anche qui bisogna che ci sia un minorante appartenente a E. Se esiste lo chiamiamo minimo di E. Se esiste è unico, perché se ce ne sono due va lo stesso ragionamento con
Vabbè, potevo anche non invertire la disuguaglianza, perché questa disuguaglianza di sopra sussiste perché M1 è minorante perché M2 sta in E, quella di sotto sussiste perché M2 sta in E perché M2 è minorante e M1 sta in E. Allora, vediamo la situazione in cui ci sono, c'è il minimo. E con 1 ce l'ha il minimo? No. Perché il più grande dei minoranti, 0, in E non ci sta. E con 2 ce l'ha il minimo? No. No. E con 3? Neanche. L'unico che ha il minimo è con 5. No, l'insieme vuoto non c'è. Perché il minorante deve stare all'insieme, l'insieme vuoto non è. Ok, quindi noi abbiamo dato questa definizione di massimo e di minimo, è come se io, che ne so, volessi definire, per esempio, ci ordiniamo per altezza, poi prendo quello di altezza massima e quello di altezza minima. Il problema è che in un insieme finito, come siamo noi, il massimo e il minimo ci stanno sempre. Invece abbiamo visto in questo caso che il massimo e il minimo su 6 esempi l'abbiamo trovato, il massimo in un solo caso, il minimo in un altro caso. Ma ci sono molti casi in cui il massimo e il minimo non c'è. Allora, il problema è che quasi sempre noi avremo a che fare con problemi in cui cerchiamo il massimo e il minimo. Spesso nella vita, cioè nell'economia, per esempio, in genere si massimizza, che ne so, il profitto, si minimizzano i costi, oppure ci sta qualche altra funzione da massimizzare o da minimizzare. Allora, dal punto di vista matematico ci sarà un problema di stabilire innanzitutto se questo problema ha senso, cioè se il massimo e il minimo c'è. Poi naturalmente bisogna vedere anche che proprietà ha oppure come si trova. Però, tornando invece ai nostri sottoinsiemi, il discorso è che se non hanno massimo e minimo c'è una specie di surrogato del massimo e minimo, o quantomeno. Ecco, vediamo. Qui, al di là dei casi, diciamo, banali, cioè insieme vuoto oppure, quando è una semiletta, i maggioranti, non l'insieme E, ma l'insieme dei maggioranti, l'estremo ce l'aveva sempre. Allora, prendiamo i maggioranti di E con 1, questi ce l'hanno il minimo? È 3. I maggioranti di E con 2 ce l'hanno il minimo? I minoranti di E con 1 ce l'hanno il massimo? Di E con 2, di E con 3 e di E con 5, tranne i due casi, diciamo così, li chiameremo banali. Ok? Quindi, mentre un insieme può non avere massimo o non avere minimo, almeno dalla tabella ci sembra che l'insieme dei maggioranti, almeno quando è una semiletta, il minimo ce l'abbia sempre, e l'insieme dei minoranti il massimo ce l'abbia sempre nel caso di una retta, di una semiretta. Allora, questo mi consente di dare questa definizione. Poi do prima la definizione e poi andiamo, dopo la pausa, andiamo a controllare, perché ci sarà qualcosa da controllare. Si chiama, o si definisce, per essere più preciso, estremo superiore di E
un sup 10. Ovviamente il massimo di 10 si indicherebbe con max 10. Dobbiamo fare tre casi. Allora, diciamo che l'estremo superiore fa più infinito se e non è limitato superiormente, cioè nel caso in cui i maggioranti sono insieme, fa meno infinito nel caso in cui se è insieme vuoto e fa il minimo dei maggioranti di E, diciamo, scriviamolo questo, l'insieme dei maggioranti negli altri casi. Se E è diverso dal vuoto e limitato superiormente. Si definisce estremo inferiore di E e si indica con inf di E meno infinito se E non è limitato inferiormente. Più infinito se è l'insieme vuoto, invece sarà il massimo dei minoranti di E se E è diverso dal vuoto e è limitato inferiormente. Ora, queste sono le definizioni. Da questa definizione, se funziona, perché c'è qualcosa che dobbiamo andare a verificare, si ricava che intanto l'estremo superiore e l'estremo inferiore ci stanno sempre. O almeno presumiamo che ci siano sempre, in questi due casi, come nei due casi di sopra, non c'è problema perché abbiamo dato un valore preciso, anche se non reale, meno infinito e più infinito non sono numeri. Nel caso invece in cui ci siano i maggioranti e i minoranti, per l'estremo superiore diciamo prendiamo il minimo dei maggioranti, per l'estremo inferiore prendiamo il massimo dei minoranti. Però stiamo ipotizzando, noi abbiamo appena detto che non tutti gli insiemi hanno massimo e minimo. E che ne so io se i maggioranti di E ce l'hanno sempre il minimo? Sì, nella tabella funziona sempre, però io non mi basta far vedere che funzioni sempre in un certo numero di esempi, deve funzionare veramente sempre. Quindi come faccio a dire che i maggioranti di E hanno sempre il minimo? Perché se non c'hanno minimo, io qua che prendo? La definizione non funziona. Allo stesso modo, per i minoranti di E, che ne so che hanno sempre massimo? Ecco, allora, dopo la pausa andremo a dimostrare che i maggioranti di un insieme E hanno sempre minimo e che i minoranti di un insieme E hanno sempre massimo. Naturalmente, se non, a loro volta non sono vuoti, perché in quel caso abbiamo dato una definizione alternativa. Prima della pausa, però, voglio farvi una domanda. Chi è più grande? Allora, innanzitutto facciamo l'estremo superiore e l'estremo inferiore nella tabella. Allarghiamoci verso sinistra.
E la facciamo. Su. Ehi. Guardi, silenzio. Allora, estremo superiore gli è con 1. Estremo superiore. 3. Inferiore? No, no, è con 1. 0, massimo di minore. E con 2. 5. 0. E con 3. Più infinito, meno infinito. No, è 1. Stavo pensando a 0. E con 4 più infinito, perché non è limitato superiormente, meno infinito, perché non è limitato inferiormente. Okay, abbiamo scritto prima. Poi e con 5 e con 6 più infinito e meno infinito. Meno infinito. Allora, chi è più grande, l'estremo superiore o l'estremo inferiore? Ma non ho capito perché l'estremo superiore è meno inferiore. È l'ultimo caso. Per definizione. Se è l'insieme vuoto viene meno infinito. Se è l'insieme vuoto fa più infinito. Allora, non possiamo sempre dire che l'estremo superiore sia maggiore all'estremo inferiore, maggiore o uguale all'estremo inferiore. Fatemi un caso in cui l'estremo superiore è uguale all'estremo inferiore. Ce n'è solo un caso. Quando è un punto? Se è un punto, 3 per esempio, il massimo è 3, l'estremo superiore è 3, il minimo è 3, l'estremo inferiore è 3. Poi in questo caso abbiamo addirittura che l'estremo superiore è minore dell'estremo inferiore, ma se togliamo questo caso che sostanzialmente non serve a niente perché il zero vuoto non ce ne facciamo niente. Allora, in tutti gli altri casi vediamo che l'estremo superiore è più grande, maggiore o uguale dell'estremo inferiore. Se c'è il massimo, l'estremo superiore coincide col massimo. Però l'estremo superiore ci può stare anche quando il massimo non c'è. Se c'è il minimo, l'estremo inferiore coincide. Ma il questo caso e questo caso. Il minimo di n è 1. Ma l'estremo inferiore ci può stare anche quando il minimo non c'è. È chiaro? Quindi se riusciamo a dimostrare, perché a questo punto dobbiamo fare una dimostrazione, se riusciamo a dimostrare che l'insieme dei maggioranti di E ha sempre minimo e l'insieme dei minoranti di E ha sempre massimo, nei casi non banali, allora effettivamente le definizioni funzionano e in questo caso possiamo affermare che, diciamo, almeno nei casi non banali c'è sempre un estremo superiore e inferiore. E che l'estremo superiore è sempre maggiore o uguale all'estremo inferiore. Cioè, no, dire un matematico che dato che è maggiore o uguale, minore o uguale. Non ho capito la. Cioè, non c'è un verbo, quindi non c'è un'affermazione. Possiamo dire tramite la matematica che dato che c'è la comparazione di maggiore o uguale e minore o uguale. Cioè, poi lo dimostriamo che l'estremo superiore è maggiore o uguale all'estremo inferiore. Però prima dobbiamo dimostrare che insieme dei maggioranti E abbia sempre non è questo minimo. Però diciamo dobbiamo dimostrarlo pausa.